Ciao a tutti ed eccomi qua in Mario Splash, o meglio Super Mario Color Splash. Scusate per il microfono che mi sta dando dei problemi, quindi ultimamente non sto registrando bene, sto cercando di risolvere, ma prima di non fare video preferisco registrare anche un po' in modo zoppicante. Allora, vediamo un po' che abbiamo salvato la squadra viola e quindi, cioè, sì, abbiamo radunato, credo, la squadra viola. No, senza il credo, via. E andiamo in via Scarlatta e vediamo di finire questo benedetto livello. Andiamo! Ok, andiamo a dirigere gli N4! Vai, andiamo a dirigere 4, ma anche 5, 6. Andiamo delle carte, che qui siamo un po' a carte le carte. Allora, qui, martello, voglio smartellare. Ah no, qui c'è il colore, mi sembra ci fosse una carta reale, ho ricordato male. Eppure ci sono stata non so quante volte in questo livello, perché pensavo di aver finito la squadra viola e non l'ho mai finita. Ok, oh, via. Ora però me la sento che è... Bam, la carta, carta. Alleluia, vediamo che come si fa a arrampicarsi qua. Apelo, uno, due, tre, ale, squadra al completo. Vai. Soldati, mostriamo a Mario la nostra gratitudine, tutti pronti, 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 via! Andiamo! L'ascesa, e come ci si asce? E come si ascende? Fanno la squadra, fanno la scala, me lo sento. E cioè, tutto questo. Ah, una molla, una molla! Ah, cioè, praticamente sto lanciando a scala. Ah, ok, tipo shuriken, boy! Andiamo. Bang, 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 bang. Coloriamo! Fiore, dai, 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 dai. Questo estintore aspetta prima di finire con l'estintore. Aspetta, avevo visto qua giù che c'era. Aspetta, saltiamo sopra quest'albero. C'è questo Todd, aiuto. Oh, ce l'ho fatta. Oh, Mario mi era ricolorato. Vai, scusa, ma adesso devo andare. Buona fortuna, vabbè, ciao. Ulla. Vabbè, tanto ci sono le scale, che gli importa. Tank, tank, tank. Aiuto, tank, tank. E qui? Aspetta. Proviamo a tirargli no, tira forte, tira forte. Ale, un estintore, strizziamolo. Questa carta ci servirà sicuramente, la carta estintore, quindi non la utilizziamo nelle battaglie e proseguiamo. Ma che bellezza. Ale, la stella blu, sì, la stella blu, la, ma, oh. Allora, ok. Stella blu, pressa. Ok, ciao a tutti, finisce qui il video. In 2 minuti ho finito un livello, Ale. Ma che no, scherzo, adesso ne andiamo a fare un altro. Sarà tremendamente lungo, che... Cioè, dormiremo, no, non è possibile addormentarsi con Mario. Che cosa si è aperta? Si è aperta una strada. E... Ok, però, a salvataggio in corso... e riesca... Oh, 100% il mio primo livello! Cosa c'è scritto? Completamente ripristinato, cosa? Andiamo a vedere che lettera ci è arrivata, va. E tra l'altro qui non era completo al 100%, questo livello mi sembrava averlo completato tutto il 100% a Porto Prisma, ma che gli fa, che gli fa? Proseguiamo! E che è un alberato, andiamo a Daniele 4, a quel fanfarone di guardiano, ah, del Monte Zafferano. Ora aspetta un attimo che c'è delle lettere, bisogna andare a vedere chi ci scrive. C'è da rispondere magari alla zia. Che ci chiede come stai. Andiamo, andiamo. E vediamo, vediamo un po'. E là. No, parla. E la Mario, che tempismo, è appena arrivata la vostra parte. Oh, vediamo. Caro Mario, ti ringrazio per avermi mostrato la tua incredibile collezione di carte dall'altro giorno. Visto che il tuo catalogo è così completo, che ne diresti di venirmi a dare una mano? L'esperto di carte. Ricorda, puoi sempre leggere vecchie lettere. Sì, va bene. Ok, era una lettera così di servizio. Andiamo. Ho visto che sono qui. Rifornimento di carte. Tac. Vai. Ok, compriamo. Dai, compra, compra. Ah, però potrei vendere delle carte fungo, eh. Questa. 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 No, le carte fungo non ci interessano. Questa e questa. Ok. Ma compriamo anche questa. No, carta fungo no, dovrei vendere. Vai, facciamo un po' di scorte, sì. Basta. B, perché? No, no. Ah sì, vogliamo vendere magari qualche carta fungo. Dai. Allora guarda, vendo. Mannaggia. Ma sai cosa c'è? Ma me le tengo, ma che gli fa le carte fungo? No, no, basta. Ma non penso ci sia un limite, poi se c'è il limite le andrò a vendere. Però per adesso me le tengo. Bom. E salviamo. A parte che salva appena esce dal livello. Vabbè. Ok. Sì, voglio tornare alla mappa del mondo.
E quindi andiamo sul Monte Zafferano a dire 4 a quel tipo là. Ok, si vede, sì. Allora, sul Monte Zafferano. Yes. Pronti per dignene 4. A chi? Ah, al fanfa... Chi? Non lo ricordo. Ma tanto ce lo dice ora. Andiamo a dignene 4 a quel famoso del guardiano del Monte Zafferano. Bene, perfetto. Allora, è qua giù in fondo. Brutto impostore, non c'è nessun saggio sulla montagna. Ti sei inventato questa storia da solo per prendere il biglietto d'ingresso. Ehi, rilassati, lattina. Lattina qui, è mezzo colorato. Il saggio della montagna non esiste, sono deluso quanto te. Ah, anche tu pensavi esistesse davvero? E come, sono sempre stato convinto che fosse vero. Anche se non ho mai capito davvero perché non fossi così sicuro. Ne fossi così sicuro. Ad essere sincero, non ricordo nulla di ciò che facevo prima di accettare questa lavoro. Dai, dai, abbiamo capito perché non ricordi. Sei mezzo scolorito e noi ti coloreremo. Ehi, io non ho mentito a nessuno. Il saggio della montagna esiste, l'ho visto con gli occhi. Va bene, davvero. Perché quando siamo arrivati sulla vetta abbiamo trovato solo una sagoma di cartone, nemmeno troppo ben fatta. Ehi, i bambini la adorano quella sagoma. Ascoltate, è vero, non vedo il saggio da un po' più di tempo, ma era sempre solito allenarsi in cima al monte. Dovete credermi. Va bene, che situazione. Mario, a me questi due sembrano sinceri. Che si fa? Va bene, una martellata a quello che lo coloriamo. È la verità, ve lo giuro, sulle mie spore. Ora cerchiamo di non fare trapelare nessuna voce e mettiamoci alla ricerca del saggio. Ok, vediamo. Chissà dove sarà finito, purtroppo non posso aiutarvi, la mia testa è proprio tavola rasa. Tranquillo, guarda, tac. Adesso ti ricordi di tutto, sicuramente. Eureka, ora ricordo tutto. Il colore mancante sulla mia testa doveva avermi provocato amnesia. Io sono uno dei top prescelti, custodi di un potere enorme. Passo le mie giornate ad allenarmi sulla vetta della montagna e in attesa si compia il destino del prescelto. Ale, sulla vetta della montagna, ma allora sei tu il saggio? Ale, hai visto? Abbiamo trovato il saggio! Allora, il saggio esiste veramente? Bella domanda. Facciamo un tentativo, se ha ripreso la memoria. Il saggio è lui, guarda là come si sposta più veloce. O se vale il potere dei prescelti! Vai, anche una chiave, abbiamo trovato la terza chiave. Ale, oh. Oh là là, babba mia. È su, porca paletta. Ha piegato un monte, aiuto. Di solito noi prescelti non usiamo i nostri poteri per questioni terrene. Ma se nel caso trovassi di nuovo chi mi ha risucchiato il cuore dalla testa, forse farei un'eccezione. Devono avermi sorpreso mentre stavo meditando. Quando entro in uno stato di concentrazione profonda, non mi accorgo più di nulla. Wow, mi hai fatto sbiancare. Ascolta, sai dirci qualcosa riguardo le mega vernistelle? Stiamo cercando di ritrovarle tutte. Questo mondo è enorme, caro amico, e io sono solo un tot. Ma è dovere dei prescelti aiutare chi si trova in difficoltà. I nostri percorsi sono incrociati per un motivo ben preciso. Questo significa che posso aiutarti. Sento che da qualche parte del mondo c'è una porta che non riuscirete ad aprire. Che forse siano proprio i Todd prescelti la chiave di tutto? Sì, sì, ci serve una chiave. Vai tranquillo, Todd. Io vi precedo. Ci vediamo nella torre Kremisi. Ale, vai. Ale, è andato alla torre Kremisi. Ora mi tocca trovare un nuovo Todd da mettere in guardiola. Mi sa che mi tocca autoretrocedermi di posizione. Grazie tante, grazie. Grande saggio. E vai, perfetto. Ma io sai se c'è? Vado a vedere. Perché qui c'è un'altra stella, eh. Vediamo se riusciamo a prendere l'altra stella. Andiamo in cima. Avete? Ah, lei carta a noi. Buono. Ah, io questo tunnel non l'avevo preso. Vedi che lì c'è qualcosa. Qui. Aspetta. Qua. No! Ale! Pensavo di prendermi in contropiede, invece l'ho preso io. Giochiamo subito le fare. Io volevo salire sopra quel coso lì. Vediamo. Un bel salto così. E poi un altro. Anzi, facciamo così. Queste. E queste. Fatto. Vai! Perfetto! È un fantastico! Ottimo! Fantastico! Vittoria con i baffi, scusate, Vittoria con i baffi vi ho preso. Prendiamo questa carta qua. Ok.
Allora, torniamo indietro. E a questo punto, aspetta, devo andare per forza da di qua. E se io facessi... Ale, è questo che volevo fare. Guardare questo punto. No! Va bene, noi giochiamocela. Quanti sono? La miseria, sono in due. Allora, però i primi sono pestoni. Devo dargli un bel pestone. E il secondo è bella martellata, altrimenti ci becchiamo del dolore fisico. Ok, vai. Bene, avanti il prossimo. Ale. Vediamo se riesco a dargli l'ultimo. Ale, aumenta il colore. Bene, bene. Martello, arcobaleno, martello baleno. Allora, vediamo. Niente, devo per forza darla su in cima. Oh, ci riprovo, comunque. Ormai ho preso come questione di principio. Senza andare troppo avanti. Oh. Ale. Là. Ottimo. Bom, 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 bom. Ritorniamo su. Ripassiamo di qua tra i due. Via, 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 correre, correre. Bene. No, vabbè, pazienza. Ok, di qua. Qua su. Bene, entra. Perfetto, andiamo direttamente qua. Ok, era la zona dei tubi. Allora, aspetta, zona dei tubi. Bene. Ricordate che il livello finale era tutti quei tubi. Aspetta, di qua. Via! Quello più veloce della luce! Era qua, era qua, era qua. Ah no, ma era già attivo. Era già attivo. Oh, questa porta colorata. Ma è quella porta colorata? Fermi un po', c'è una porta colorata. Aspetta, colora. Oh, questa nell'altro video che avevo fatto su questo livello non me l'ero accorta. Ah, devo fare lo stesso. No. Allora, vediamo. Blu. A caso. Ale! Apriamo la porta. Un toto blocco. Il bici blocchi girevoli per fermarli. Ok. Vabbè. No, padellato. Ale. Vai, salto e muore. Ah, hai capito, questo non l'avevo ancora visto. E così, non lo diciamo più. Qui non c'è da colorare altro. E ritorniamo di sopra, quello non l'avevo visto. Vieni, vieni, andiamo. Un po' di colore. E qua su c'è la vetta del monte. Allora, vedete, allora qua. Il tubo giallo. Perché quella blu l'abbiamo presa, ma il tubo giallo, da dove viene? Aspetta un attimo, perché comunque sopra i tubi ci si può andare, aspetta. Onde per cui, no! Ora piglio l'ascensore non so quante volte, piglio l'ascensore tubo, perché secondo me, allora di là, Ale... Ma quel tubo secondo voi dove ci porta? Andiamo a vedere dove ci porta. Oh! In una mega chiazza da colorare. Coloriamo. Metti caso si faccia un 100% proprio con questa chiazza. Ecco, fungo. Torniamoci indietro.
Vai. E seconda stella del Monte Zafferano. Ale. E così sblocchiamo un'altra area rossa. No? No, niente. Ah no, dove no? No, infatti mi sembrava strano sbloccarla. Un altro punto. E abbiamo sbloccato il tempio. Un altro tempio. Morra. Ale. Allora. Quindi. Fermi. Due bandierine gialle. Un altro 100%. Wow, oggi. Giornata fortunata. Ci fermiamo qui alla Torre Cremisi. Finalmente possiamo aprire la porta. Nel prossimo video l'apriremo. Adesso io vi saluto. Vi ringrazio per aver visto il video. E che dire. Mettete un mi piace se vi è piaciuto. E adesso ciao a tutti. Alla prossima.